Vediamo un attimo se siamo. Ecco, dovremmo essere in diretta. Eccoci, buongiorno e bentrovati. Partiamo subito con questa prima puntata di Corriere Turismo dedicata al settore appunto turistico, che è in grave difficoltà proprio dovuta a questa pandemia economica che attanaglia un po' tutti i settori, ma quello turistico maggiormente. Siamo con due amici albergatori, imprenditori, uno del Trentino e l'altro dell'Alto Adige. Persone che hanno una grande esperienza e che ci potranno dare una mano per quanto concerne le domande e le risposte da poter avere per quanto riguarda questa situazione. Partiamo col primo, Enrico Comini dell'Hotel Union di Dobbiaco. Buongiorno a te. Buon E pomeriggio. Stefano, buon pomeriggio. E Stefano Crafonara dell'Hotel Ancora di Predazzo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, partiamo con Enrico Comini, è stato prima a collegarsi, di conseguenza diamo la precedenza a lui. Enrico, com'è la situazione lì a Dobbiaco e nell'Alta Pusteria? Allora, la situazione qui da noi è pressoché stabile, nel senso i casi di Covid non aumentano, anzi, i malati vengono curati, però abbiamo uno stallo praticamente di tutte quelle che sono le attività economiche, sia nel paese che nella provincia. La gente può comunque uscire di casa, da domenica anche a Bolzano si può uscire oltre i 400 metri. Noi nelle valli potevamo già da 2 settimane uscire oltre i 400 metri, comunque stando sempre nel paese. Da domenica, dal 25 aprile. Che, no, dal 26 aprile possiamo anche con la macchina andare nei paesi vicini, sempre con la classica autocertificazione, ma da lunedì possiamo muoverci in bicicletta e quindi le ciclabili sono completamente aperte e fruibili. Questa per noi è una cosa molto importante anche da un punto di vista sociale. Benissimo. Stefano, stessa domanda. Non mi senti? Scusa, mi Sì, senti? adesso ti sento. Ma non sento più io. Puoi Non parlare. sento più io. Non senti? Non riesco a capire. Vediamo un attimo, dimmi Ah, faccio. ecco, ok. Siamo, perfetto. Allora, la stessa Sì. domanda, qual è la situazione lì nella zona della Val di Fiemme, Predazzo, in Trentino? Sì, anche da noi la situazione ormai si è molto normalizzata, è calato molto anche l'indice di contagio, no? Questo parametro che è molto importante per capire se siamo sempre in evoluzione di propagamento oppure no. E i casi ci sono, ma non sono così numerosi come naturalmente in Lombardia e in altre zone. Stiamo vivendo le nostre giornate con grande tranquillità. Siamo anche noi un po' chiusi, però da oggi che piove possiamo uscire a fare delle belle passeggiate in tutta l'area comunale, attività sportive. Da oggi è possibile fare tutto ciò che si vuole. Naturalmente sempre nel rispetto delle normative del distanziamento sociale con la mascherina in caso incontri altre persone. Benissimo. Ascolta, parliamo prima con Enrico. Dunque, la situazione dell'hotel e del personale inteso come risorse umane. Allora, Roberto, noi abbiamo chiuso il 6, quasi abbiamo visto che le persone che dovevano venire da noi ospiti a marzo erano bene o male in tutta la zona rossa, quindi Milano, la Lombardia. Si parlava ancora di zona rossa e non di zona rossa contingentata e non di tutta Italia. Avevamo fatto questa scelta anche per andare un po' incontro ai nostri clienti che non se la sentivano da un punto di vista di salute di muoversi. Quindi noi abbiamo chiuso il 6 e il lockdown totale mi sembra che sia arrivato il 10. E questo lockdown ha causato intanto la chiusura immediata della stagione, quindi una perdita di introiti molto considerevole, ma la cosa principale è che abbiamo dovuto licenziare quasi tutto il nostro personale con un mese e mezzo di anticipo perché avevamo buone prenotazioni fino a Pasqua.
E soprattutto abbiamo dovuto usufruire della cassa integrazione per no tra i nostri dipendenti, per cosa che non c'era mai successa prima. Cioè, noi con il nostro giro, con la nostra liquidità e tutto quanto, siamo sempre riusciti a far fronte a tutte le situazioni economiche che un'azienda normale, lavorando, un'azienda di successo, aveva. Questo è stato un po' un bagno nell'acqua fredda, anche da un punto di vista di come gestire queste situazioni, perché certi dipendenti dicono: ma io sono dipendente a tempo indeterminato, nel turismo non ho mai dovuto usufruire della cassa integrazione, ma la cassa integrazione per tanti è stato anche molto smotivante, come la vedo io. Cioè, tanti si sono buttati subito giù e hanno detto: cavolo, una segretaria che va in cassa integrazione in un albergo in Alto Adige, forse sono 60 anni che non succedeva, quindi sono cose anche socialmente anche difficili a volte da accettare, però la cassa integrazione l'abbiamo anticipata noi come aziende, ci verrà rimborsata con il classico F24 e adesso stiamo aspettando ulteriori linee guida per come avviare la stagione e soprattutto quando avviare la stagione. Ecco, di questo ne parliamo dopo. Parliamo un attimo con Stefano, stessa domanda, appunto, situazione dell'hotel, chiuso immagino, tu hai anche dei residence, di conseguenza avete tutto chiuso, e qual è la situazione anche con il personale? Sì, allora, noi quest'inverno a marzo abbiamo invece tenuto aperto fino all'obbligo, diciamo, di chiusura, perché eravamo pieni e non potevamo lasciare a casa o spedire a casa i clienti. Abbiamo chiuso all'improvviso tutte le nostre strutture, che sono tre residence e un hotel, sempre qui a Predazzo. Abbiamo chiuso chiaramente a pieno regime, cioè noi saremmo stati pieni fino alla fine di marzo, ok? E Per cui quindi 20 anche giorni con prima, diciamo, no? 20 giorni prima poi ci sarebbe, si configurava una buonissima Pasqua, anche avevamo moltissime buone prenotazioni, ma soprattutto abbiamo chiuso carichi di merce, abbiamo chiuso con le celle piene, con i magazzini pieni, con merce deperibile, tutto all'improvviso, si è bloccato tutto. E ce ne siamo dovuti andare a casa. Il personale chiaramente è stato messo in disoccupazione, preventiva, chiusura obbligatoria, oggettiva, diciamo, della struttura, e quindi loro sono entrati in disoccupazione. Naturalmente stanno cercando di anche loro accedere ai vari aiuti che il governo sta mettendo a disposizione, compresi i bonus di 600 euro. Abbiamo anche un bar, noi abbiamo un bar in centro proprio, un bar gelateria, pasticceria aperto al pubblico, che questo è un locale annuale che non chiude mai e quindi anche questo si è bloccato con tutto, insomma, abbiamo una ventina di ragazzi che si sono fermati più tutti i ragazzi a tempo, scusa, a part-time che venivano per le pulizie degli appartamenti settimanali, che insomma alla fine sono 30-40 persone che sono rimaste a casa con una sola partita IVA. Bene, e dal 2 di maggio parte la fase 2, il governo ha stabilito questo, però non c'è stata una risposta a quelle che sono state le richieste per il settore turismo. Non ha dato alcuna risposta alla filiera del turismo, perché sappiamo tutti che è un buon 15% del PIL nazionale, comprensivo non solo di alberghi, ristoranti, balneari, ma anche agenzie di viaggi, tour operator, fornitori, per cui abbiamo le lavanderie, abbiamo gli alimentari, i servizi di prodotti informatici per gli hotel. Ecco, c'è tutto un indotto enorme che si è fermato e a oggi non ha ancora dato una risposta. Non ha avuto ancora una risposta. Pensate anche voi che sia stato un pochino latente in questo senso, che non abbia colmato un po' l'interesse, diciamo, vostro? Enrico.
Secondo me è stato anche sotto. Allora, una cosa è il problema igienico-sanitario, ok? Dal mio punto di vista, dove bisognava intervenire con delle misure molto rigide per interrompere il contagio. Questo è stato fatto, secondo me, è stato fatto anche bene rispetto a altri paesi che adesso hanno delle ricadute, perché, per esempio, i nostri vicini della Germania erano partiti con misure ridotte, avevano già riaperto certi settori e ieri sono aumentati i casi di Covid di nuovo nel loro paese. Si è sottovalutato tutto l'aspetto economico, perché, ripeto, marzo, aprile, maggio, da noi qui in Alto Adige e anche in Trentino, penso che Stefano Caccodi, è un momento di grandi investimenti per le aziende. Investimenti che passano dal settore edile a quello dei servizi, cioè tutti quanti cercano di aumentare la propria offerta, alberghiera aumentando i propri servizi qualitativamente, non so, rinnovando piscine, rinnovando centri wellness piuttosto che le camere, cosa che quest'anno non è successo. Quindi la ricaduta del turismo in questo caso è, oltre ad avere una ricaduta sull'immediato, sugli introiti di marzo, che sono stati e di Pasqua, quindi il mancato incasso per noi del settore turistico, l'incertezza nell'aprire la stagione prossima e in più tutta la ricaduta sul settore economico-sociale locale. Ripeto, le imprese edili, le imprese di pulizia, chi vende software, chi programma computer, qualsiasi reparto alla fine collegato nella filiera del turismo, chi vende alimentari, penso solamente anche al settore delle bevande, è tutto collegato a questa filiera del turismo che secondo me da un punto di vista economico si è un po' dimenticato, ma mi auguro che le prossime settimane riceviamo le risposte che stiamo aspettando, e le risposte riguardano soprattutto sulla data possibile dell'accettazione delle prenotazioni, perché è molto importante sapere da quando possiamo intanto aprire i confini di nuovo, perché noi, lavorando tantissimo col mercato straniero, per noi i confini sono prioritari, e soprattutto da quando possiamo riaprire gradualmente le nostre strutture. Si parla di un ipotetico 18 maggio, ma solamente per i bar e per i ristoranti, e chi ha invece una struttura mista quando è che potrà riaprire? Queste sono un po' le carenze che, da un punto di vista mio personale, sono mancate nella comunicazione del governo. Questo, e soprattutto, ok che rispetteremo le linee guida dell'OMS che poi verranno adottate al nostro settore e tutto quanto, però dobbiamo avere delle idee ben chiare su come poter fare le cose, perché non, almeno io e i miei colleghi, non vogliamo incappare poi in problemi che vanno oltre il problema sanitario, per esempio con i controlli piuttosto che con adempimenti che non riusciamo neanche a rispettare. Questo un po'. Ecco, Stefano, hai da aggiungere qualcosa in merito? Sì, no, ha detto molto bene Enrico. Il nostro problema, credo, maggiore in questo momento sia quello di attrezzarsi e dotarsi di tutte le necessarie strumenti per andare incontro a una sicurezza completa sul lavoro. Completa no, perché non ci sarà mai, ma comunque anche se ci dessero oggi una data ipotetica del 18 maggio o del 1 giugno, noi ad oggi esattamente non sappiamo cosa dobbiamo fare e come dobbiamo aprire. Non sappiamo quali sono le normative, non sappiamo le distanze esatte fra i tavoli, sono fra le sedie, sono fra le persone, sono la sanificazione, non sappiamo il materiale idoneo che dobbiamo usare, certificato o non certificato. Cioè è tutto abbastanza nebuloso, e quindi noi siamo abituati a programmare e ad organizzare da imprenditori le nostre attività, dobbiamo sapere i costi, dobbiamo sapere come venirne fuori. Anche a chi rivolgersi come mercato, perché se poi i confini rimangono chiusi e ci si rivolge solo al mercato italiano, bisogna cambiare radicamente quello che è stata la proposta degli altri anni. La strategia turistica. Promozionale, devi cambiare tutto.
quindi, ma questo abbiamo capito che probabilmente quest'estate sarà molto difficile lavorare con gli stranieri. Sarebbe già molto importante che gli italiani riescano a venire in vacanza e naturalmente lo facciano in Italia. C'è da dire che è un po' preoccupante perché la chiusura di tutto l'impianto economico ha obbligato le aziende, le ditte a mettere in ferie i propri dipendenti e quindi è facile che avendo usufruito di tutti i giorni di vacanza, scusi, di ferie, non è possibile poi andarci quando magari è ora, no? E quando si potrà. Oltre al problema economico, naturalmente. Avete delle idee su come mettere in pratica, diciamo, queste distanze oppure come ricevere i nuovi clienti? Ecco, uno scanner test all'entrata per capire se una persona, però chiaramente c'è anche il problema degli asintomatici, di conseguenza è sempre molto complicato, ecco, questo tipo di valutazione. Ma le cose... Avete qualcosa in mente comunque? Gli accorgimenti vanno da soprattutto la distribuzione, secondo me, dei dispositivi di protezione individuale a tutto il personale, l'obbligo di mascherina, l'obbligo di guanti, cercare di stare meno possibile a contatto con l'ospite, cosa che per noi che vendiamo emozioni è la cosa più difficile, perché comunque anche quando tu vai e parli con un ospite con una mascherina e non ti si vede la bocca, è molto più complicato, secondo me, trasmettergli anche un'emozione. La vacanza... Anche i bambini nel reparto giochi è difficile poter dividere e dirgli no, non puoi andare vicino a quel bambino, ecco. Qui ci saranno problematiche anche di questo tipo. Noi quello che stiamo cercando di fare, e con mio grande orgoglio, stiamo cercando di prendere una certificazione anti-Covid, è una novità. Noi, essendo già hotel certificato GSTC, che ti ricordi Roberto, ne avevamo già parlato, stiamo facendo la certificazione anti-Covid dove veniamo testati, ci mettiamo proprio noi a essere testati con dei mystery check una volta al mese, dove l'ospite ha la possibilità di interloquire direttamente con il controllore, che non siamo noi ma è un ente esterno, e può fare le domande, può fare tutti gli accorgimenti che poi a loro volta ci comunicano e noi abbiamo l'obbligo di risolverlo in 5 giorni. Questo è quello che sto pensando di fare. Sono riuscito a mettere giù un bel protocollo per l'apertura con le misure. È un po' più restrittivo rispetto a quello dell'OMS, però vorrei vedere prima le linee guida ufficiali anche della Federalberghi, piuttosto che dell'Associazione Albergatore Alto Adige, piuttosto che del governo italiano, per cercare di capire anche come ridurre i costi. Perché, Roberto, il problema qui, si parla di costi. I costi per la sanificazione, i costi per l'acquisto e protezione vanno sostenuti in qualche modo, sia dall'albergatore, ma vanno anche sostenuti, secondo me, dall'ospite che viene a visitarci. Nel senso che noi come hotel non possiamo permetterci di fare grandi riduzioni di prezzo scontistiche particolari, perché comunque la nostra marginalità diminuisce perché ci aumentano i costi variabili. In questo caso sono tutti i costi legati alla sanificazione. Addirittura si parla di sanificare le stanze una volta al giorno con sistemi di ozono, questi sono molto costosi, però anche lì ci sono diverse tecniche, c'è l'ozono con riconversione piuttosto senza riconversione di ossigeno, e anche lì bisogna capire che l'operatore va formato, e anche questi sono costi. La formazione avrà un grosso ruolo anche da un punto di vista economico, questo è un po' come la vedo io. E gli accorgimenti per l'apertura sono distanziamento sociale, uso delle mascherine, uso del gel disinfettante, magari lo scanner della temperatura al check-in, e cercare di avere meno contatti possibili in fase di check-in con l'ospite, magari facendosi mandare i documenti il giorno precedente, fare la registrazione dei documenti in via digitale. Queste sono tutte cose che stiamo pensando. Addirittura sto pensando di creare un menu che l'ospite giornalmente per la mezza pensione compila col suo cellulare, in modo che noi non andiamo neanche a contatto con, neanche i nostri operatori vanno a contatto con col cliente, con la carta che può essere ricettacolo di germi o di virus. Questo è un po'.
A proposito di ristorazione, ora magari ne parliamo anche con Stefano. Entrambi avete ristoranti aperti al pubblico e non solo per gli ospiti dell'hotel. Quali potrebbero essere gli accorgimenti appunto sui ristoranti aperti al pubblico? Stefano. Ma è chiaro che il ristorante è uno dei settori, insieme anche ai bar, più penalizzati in assoluto, perché con delle sale che da noi sono sempre molto risicate, nel senso che i tavolini dei nostri bar e dei nostri ristoranti non è che sono in spazi enormi e quindi sei costretto a diminuire probabilmente del 50% della capienza del tuo locale. E naturalmente poi con ripercussioni anche sull'aspetto economico. Per quanto ci riguarda, noi che abbiamo anche dei residence, un'offerta in residence, in appartamenti, sempre nello stesso paese, abbiamo pensato di offrire un servizio di ristorazione a domicilio, nel senso Catering. che un catering, nel senso che il cliente può ordinare all'interno del suo appartamento il pasto e noi glielo consegniamo in poco tempo, assolutamente gratuitamente, senza supplementi di nessun tipo. E questo potrebbe essere, diciamo, una sicurezza in più che l'ospite ha venendo in vacanza. In Trentino, probabilmente, la scelta e la ricaduta sulla tipologia di vacanza potrebbe essere favorevole. Il residence o l'appartamento, no? Tu comunque puoi godere del paesaggio, delle attività, delle passeggiate, delle camminate, però poi quando torni sempre a casa tua, diciamo. Anche noi lo facevamo già prima, ma abbiamo rinforzato il servizio di sanificazione all'ozono, e quindi a ogni cliente assicuriamo la camera disinfettata con l'ozono ogni volta. Non lo facciamo chiaramente ogni giorno perché non ha senso, però alla partenza del cliente, il cliente nuovo che arriva entrerà in una camera o in un appartamento sicuro da ogni contagio. Benissimo, io concluderei questa videoconferenza con un appello. Se noi dovessimo fare un appello ai nostri governanti, che tipo di richiesta vorremmo fare? Enrico. Quello che chiedo io ai nostri governanti è un po' più di chiarezza in tutti i lati, cioè noi abbiamo bisogno di alcune certezze per ripartire, noi abbiamo forza, capacità, creatività, intelligenza per ripartire, noi abbiamo bisogno di linee guida chiare, semplici e funzionali. Questo è quello che vorrei chiedere io se avessi adesso un governante, perché fare l'imprenditore oggi è molto più difficile rispetto a una volta e soprattutto il Covid ci ha fatto capire che il mondo come andava prima non funzionava, andava cambiato qualcosa e questo secondo me è l'occasione per fare dei grossi cambiamenti anche da un punto di vista sociale. Stefano. Ma io non vorrei essere al loro posto sicuramente, perché è una situazione veramente, io posso capirlo, l'incertezza e la difficoltà perché è una situazione veramente, veramente complicata. I governanti sono presi in una morsa fra i virologi, gli esperti, dove premono per la cautela e invece la parte economica, industriale, che preme per ricominciare a produrre perché altrimenti si creano dei danni enormi. È chiaro che bisogna trovare l'equilibrio fra queste due forze. Bisogna ripartire assolutamente e bisogna farlo prendendo per mano gli imprenditori. Bisogna dare la possibilità di ricominciare con gli strumenti giusti, dando anche i contributi per poter far fronte alle spese enormi, come diceva Enrico, affinché si riesca a mettere a norma e a lavorare in sicurezza per noi e anche per gli ospiti che riceveremo, che accoglieremo. Però bisogna ripartire e quindi gli sforzi vanno fatti in quest'ottica qui.
dobbiamo abituarci a, probabilmente sarà anche l'inverno che arriverà, sarà nelle stesse condizioni, finché non ci sarà un vaccino dovremo abituarci a vivere in questo modo e quindi dovremo applicare tutte le normative, le regole che possano, non dico annullare la propagazione, ma comunque diminuire al massimo il contagio. Benissimo, noi continuiamo un attimo la conversazione offline. Intanto salutiamo tutti i nostri amici su Facebook. Vogliamo dare il sito internet e il numero di telefono nel caso ci fosse una richiesta da fare. Partiamo con Enrico. Allora, potete scriverci una mail a info@hotelunion.it oppure visitare il nostro sito www.hotelunion.it o chiamarci al numero 0474 970 100. Grazie. Perfetto. Stefano? Sì, per noi abbiamo l'hotel Ancora con una email di info@ancora.it oppure se si sceglie la vacanza nei residence ci chiamiamo Fiemme Holidays e quindi la mail è info@fiemmeholidays.it. Il numero